La classifica sarà pure deludente, ma non scalfisce l'entusiasmo del popolo rossonero. Prova ne il bagno di folla in occasione della riapertura del Foggia Store. Centinaia di persone hanno affollato Corso Roma, dove squadra, staff tecnico e dirigenziale hanno presenziato al taglio del nastro. E l'occasione è stata quella di fare il punto sul momento rossonero con la proprietà. La vittoria di venerdì scorso col Taranto ha risollevato, ma solo parzialmente, il morale. Sto vivendo settimane non serene perché, diciamo, la squadra deve meritare la fiducia di tutti noi, dei tifosi, della società. I ragazzi lo sanno molto bene, hanno compreso che anche con dei risultati negativi in una fase iniziale c'è tanto amore attorno al Foggia, c'è gente passionale e non si deve giocare con i sentimenti dei nostri tifosi. Punta sulla voglia di rivalsa il vicepresidente Emanuele Canonico. C'è tanta voglia di riscatto, dove comunque i risultati sono stati frutto anche molto spesso di sfortuna, perché c'è da dire la verità è che in un periodo nero purtroppo non ce n'è girata una per il verso giusto, però quello che il calcio ti toglie, quel calcio ti dà, e credo che i ragazzi sappiano quanto sia importante per questa città fare qualcosa di buono. Intanto squadra al lavoro in vista della sfida di dopodomani a Potenza. Tra le certezze di Capuano c'è il terzino bomber Emanuele Salines, che ha ormai raggiunto l'intesa col club per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno. La sfida del Viviani è un test importante per capire se il Foggia è davvero fuori dal momento buio. È un banco di prova, però per noi ogni partita è uguale, quindi dobbiamo dare il massimo sempre.